evento molto importante quello al quale siamo chiamati a partecipare e testimoniare, la giornata della giustizia sociale. Non c'è società senza giustizia, non c'è giustizia senza società e senza giustizia e società non c'è pace. Teniamolo presente. Rispettare i diritti delle persone individuali e dei gruppi sociali e poi, scusatemi, sottolineo i diritti dei bambini, per fare in modo che la giustizia trionfi, perché come dice giustamente Papa Francesco, non c'è pace senza giustizia e soltanto le persone che vedono rispettati i propri diritti poi saranno persone in grado di accettare il peso dei doveri. Occasione che sicuramente ci permette di parlare di cose importanti, ma anche ai ragazzi stessi, no? Dove per costruire la pace ci vuole la giustizia e in modo particolare una giustizia sociale che sia capace di rivedere le posizioni di un mondo che così non sta camminando nella giusta direzione. I bambini hanno ben chiaro che saranno i nuovi cittadini e noi li vogliamo accompagnare in questo percorso. Abbiamo tanti progetti come Fabbrica della Pace, quest'oggi abbiamo anche avuto la riconoscenza e il riconoscimento delle istituzioni, ha potuto partecipare il sottosegretario Cosimo Ferri che ha dato sia l'esempio di padre che l'esempio di uomo delle istituzioni. Thank you.